Bentornati sul canale, oggi commentiamo la liturgia del giorno martedì 3 maggio 2022. Oggi celebriamo la festa degli apostoli Filippo e Giacomo e quindi la liturgia risente di questo ovvio orientamento e quindi sospendiamo un po' sia la lettura del testo di Atti sia la lettura del Vangelo di Giovanni, la lettura pasquale di questi due testi, e invece ci concentriamo su altro. La prima lettera ai Corinti, al capitolo 15, ricorda appunto l'origine del Vangelo e soprattutto la testimonianza apostolica. Vi ho trasmesso quello che ho ricevuto e dal quale ricevete salvezza se lo mantenete come lo avete ricevuto. L'attenzione alla testimonianza apostolica è fondamentale, anzi è il fondamento nella fede cattolica. Questo è un aspetto estremamente interessante che Paolo ricorderà ai Corinti, perché già ai Corinti ricorderà che cosa? Che non si può credere a modo nostro. Questo non significa allora che tutti gli apostoli successori hanno sempre fatto bene e da un certo punto di vista non ci sia diritto di critica, tutt'altro, ovviamente. Questo significa però riconoscere all'interno della comunità cristiana il ruolo degli apostoli e ovviamente dei loro successori. Questo è veramente una cosa molto molto importante. E allora, nello scandire le apparizioni a Cefa, Giacomo e infine anche ovviamente a lui, anche se qui non è ricordato il testo a Paolo perché appunto si ferma ai 12 gli apostoli, noi celebriamo che cosa? L'origine del Vangelo. C'è stato un gruppo di persone scelto da Gesù che hanno trasmesso la testimonianza di Gesù. Ecco, tutte le volte che celebriamo la festa degli apostoli dobbiamo renderci conto quale sia la nostra radice, quale sia il nostro fondamento. E oggi come oggi è importante. Allora, nell'espressione della nostra fede siamo chiamati sempre a muoverci intorno a questi due criteri fondamentali: ciò che abbiamo ricevuto e ciò che dobbiamo trasmettere, dobbiamo annunciare. Nel mezzo ci sta la nostra mediazione, la mediazione della nostra generazione, delle generazioni che condividono il medesimo percorso, ovviamente. Ma questo, tutto il resto è affidato alla conduzione dello Spirito Santo. E lo Spirito va invocato con grande umiltà e con grande disponibilità di cuore nell'obbedire alle intuizioni, alle emozioni che il Signore suggerisce. Il Vangelo, invece, ci porta ancora a casa dell'Evangelista Giovanni, ma ricordandoci un po' l'episodio di Filippo. Noi ci fermiamo un attimo, lo ascoltiamo e poi lo commentiamo insieme. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù a Tommaso: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto». Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre è in me, se non altro credetelo per le opere stesse. In verità io vi dico, chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. E qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò». Il Vangelo di Filippo qui, appunto, e di Tommaso anche, e non viene ricordato in questo caso semplicemente per ricollocarci nel momento dei discorsi di addio di Gesù, ma per indicare che cosa? L'intimità dell'apostolo che celebriamo oggi con il Signore. Celebriamo l'apostolo che ha accompagnato il Signore, come
ne è stato capace, ma fino in fondo, che lo ha colto in questi momenti così determinanti e che ne è stato il testimone oculare. Questa indicazione noi la troveremo all'inizio degli Atti degli Apostoli, quando si dovrà sostituire Giuda, il traditore, con Mattia. Pietro prende la parola e dice: dobbiamo scegliere uno che è stato con noi fin dall'inizio, dal battesimo di Giovanni. Ci sono dei momenti chiave e questa testimonianza, prima di tutto, non è fatta di riflessioni, eccetera, ma è fatta di esperienze condivise con Gesù, crocifisso e risorto. E così allora viene celebrato l'Apostolo Filippo e Giacomo. In verità, dice Gesù, ti dico, chi crede in me anche compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre e qualunque cosa chiederete nel mio nome la farò. Ecco, c'è un passaggio di consegna all'interno di questo testo anche proprio nei confronti degli Apostoli. Un fondamento dunque vivente, no? Che da una parte ci identifica, dall'altra ci stimola a portare avanti quest'opera di evangelizzazione con il medesimo spirito, con la medesima forza ed efficacia. Ho finito anche oggi, ci vediamo domani.